Bentrovati a Focus, spazio con l'approfondimento mattutino che oggi vogliamo dedicare un po' alle tematiche che riguardano la politica, ma non solo. Spazieremo su tanti argomenti e lo facciamo con Fabio Nicosia, consigliere comunale di Nuove Idee. Buongiorno. Buongiorno. Nonché presidente del distretto turistico, e parleremo anche di turismo infatti oggi, e con Angelo Fraschiglia, tesoriere del PD provinciale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Fabio, cominciamo a parlare proprio di turismo, perché il 10 aprile scorso c'è stata un'importante presentazione a Palermo, ovvero quella di un protocollo d'intesa che tu hai firmato proprio in qualità di presidente del distretto pesca a turismo. Vogliamo specificare di cosa si tratta e cosa prevede questo protocollo? Sì, nell'ambito delle attività del distretto pesca, turismo e cultura del mare, di cui sono presidente, che ha un territorio tra l'altro molto vasto, con capofila Cefalù e poi i comuni costieri, fino ad arrivare a Pozzallo, a Ustica addirittura. Noi naturalmente il nostro interesse primario è quello della veicolazione del prodotto turistico. Negli anni passati abbiamo sviluppato per la prima volta, ad esempio nella nostra zona, dei pacchetti turistici tematici dedicati alle nostre realtà alberghiere. Li abbiamo promossi in diversi paesi bersaglio, abbiamo creato un portale Sicilian Journey per appunto questa veicolazione anche, e diverse altre attività sfruttando i fondi europei che erano rimasti bloccati da tempo. Chiusa questa parentesi dei fondi europei, naturalmente il distretto non poteva restare fermo, è un'associazione pubblico-privata, e quindi mi sono fatto promotore di alcuni protocolli. Il primo l'abbiamo fatto con il Dipartimento Pesca della Regione Sicilia, che usa praticamente le nostre risorse, alcuni nostri progetti chiave, per esportarli nelle misure che dovrà finanziare in futuro. Uno per tutti, ad esempio, la promozione del pescato locale e delle tradizioni marinare, quindi noi saremo come una sorta di braccio operativo per il Dipartimento Pesca. E un altro l'abbiamo fatto con l'Associazione Agricoltori Siciliani, è un'associazione che si occupa prevalentemente di commercializzazione di vini. Hanno stretto loro, perché stanno lavorando molto in Lituania e nell'area baltica, hanno fatto un progetto, e a questo ci siamo associati noi, ora con un protocollo ben definito che abbiamo presentato a Palermo al Teatro Massimo, dove praticamente ci siamo associati per portare assieme al prodotto del vino e ai prodotti non gastronomici anche i nostri pacchetti turistici, anche la presentazione del nostro territorio e della Sicilia in generale. Da cosa nasce questo? Dalla necessità, secondo noi, di veicolare in tutti i modi quella che è la nostra immagine. All'esperienza immateriale turistica del viaggio bisogna dare la possibilità anche di un incontro fisico proprio con i prodotti della nostra terra. Quindi chi si recherà in Lituania per 2 mesi in alcune enoteche di fascia alta, oltre ad avere dei momenti di degustazione dei nostri prodotti non gastronomici, troverà la presentazione di alcuni pacchetti turistici. Questa è una delle tante iniziative che ancora, a costo zero tra l'altro, che vogliamo mettere in campo per continuare l'attività del distretto, considerato che è difficile, perché terminato, ripeto, i bandi dei progetti europei, la regione non ha pensato quale potesse essere lo sviluppo di questi distretti. Quindi noi stiamo continuando così e diamo dei piccoli risultati. Tra l'altro a Palermo abbiamo fatto poi dei momenti anche di presentazione di alcune ditte, per me è stato anche piacevole avere con noi delle ditte del nostro territorio, come il Chiaramontano che si occupa di salumi, e soprattutto Terraneo, che è una bella realtà che si sta affermando e si sta facendo molto conoscere in questi mesi, che sono delle conserve soprattutto a base di melanzane, assieme ad altri prodotti siciliani, perché l'iniziativa poi è stata organizzata assieme alla CNA regionale e alla Camera di Commercio di Palermo. Naturalmente c'erano i buyer della Lituania, altri giornalisti dell'area baltica,
questa esperienza ha avuto una grande eco sui media internazionali. E tra poco continueremo a parlare di pesca, di turismo, ma a proposito di turismo, sicuramente un fiore all'occhiello di Vittoria da decenni è stata la Fiera Emaia. Fiera Emaia per la quale adesso, dottore Fraschilla, voi vi dite molto preoccupati, non soltanto per la protesta dei dipendenti che non percepiscono le spettanze, ma anche perché denunciate una fase di stallo. A questo proposito l'amministrazione, quando si parla di Fiera Emaia, dice sempre: avete creato un buco enorme. La vostra posizione? La nostra posizione è abbastanza semplice: non può un'azienda che ha una sua autonomia contabile, economica e finanziaria rimanere in un limbo e nell'incertezza del proprio futuro. Questo potrebbe essere e decretare definitivamente la morte di un'azienda che sotto diversi aspetti eroga servizi. Già ce ne eravamo accorti in occasione dell'organizzazione della campionaria dello scorso anno, che questa amministrazione ha avvocato a sé la propria gestione e che con una gestione diretta non abbiamo potuto capire e comprendere le modalità con cui sono stati riscossi i canoni per la vendita degli spazi e sono stati pagati i fornitori. Se a questo aggiungiamo il fatto che le maestranze e quindi le risorse umane interne a quell'azienda non percepiscono da più di 3 mesi gli stipendi, comprendiamo come siamo fortemente preoccupati. Questa amministrazione una volta per tutte deve decidere le sorti di quell'azienda, che è un'azienda autonoma a tutti gli effetti, è un'azienda speciale, e deve decidere il destino, se trasformarla, se proseguire in questa gestione oppure se chiuderla. Ma evidentemente siamo già in forte ritardo per l'organizzazione delle fiere del 2017 e questo non ci consente di rimanere tranquilli. Fra l'altro i consiglieri comunali del PD mi hanno sollecitato degli interventi, perché proprio stasera ci sarà la discussione sul bilancio del Comune, il bilancio di previsione del 2017, dei documenti programmatici, e nell'ambito di questi documenti di programmazione, quindi per il futuro, nulla viene inserito in merito alle tematiche che riguardano la Fiera Emaia. Ancora una volta siamo preoccupati, oltre che per le sorti dell'azienda, anche per le sorti delle famiglie che lavorano all'interno di quella struttura. E torniamo, come dicevamo prima, al discorso della programmazione turistica, perché naturalmente stiamo andando verso l'estate. Il distretto come si sta muovendo? Ma, per l'estate tu ti riferisci più a livello locale, noi distrettualmente abbiamo progettato, abbiamo portato a termine tutti i nostri progetti, a livello locale devono naturalmente lavorare e programmare le amministrazioni locali, poi dei vari comuni, come quella nostra naturalmente. È chiaro che o non si sta programmando ad esempio a Vittoria, oppure lo si fa in silenzio senza comunicarlo, perché non sappiamo niente di quello che verrà e come verrà impostata ad esempio la stagione estiva, che già è cominciata. Non possiamo pensare a una stagione estiva che funzioni solo ad agosto, perché le proposte devono essere fatte ora, perché soprattutto i servizi devono essere organizzati ora. Noi abbiamo dei forti dubbi su un buon svolgimento della stagione turistica Scoglitti, perché ci sono dei problemi importanti, primo fra tutti quello delle manutenzioni, che si era parlato dovessero funzionare per 12 mesi l'anno, invece sono state completamente bloccate da agosto fino ad oggi, non si stanno facendo manutenzioni a Scoglitti, e soprattutto il problema più importante è quello di come una frazione di 2.000-2.500 abitanti reagirà all'estate, quando i residenti, i villeggianti diventano circa 30-35.000, con una raccolta differenziata che è organizzata malissimo, perché non si può pensare che si svolga in questo modo, con i sacchetti appesi o lasciati in mezzo alla strada dalle 8 di sera fino alle 12, all'1, alle 2 di notte, quando va bene, in posti dove invece ci sono persone che devono passeggiare, ci sono persone che devono frequentare i locali e non possono assistere a uno spettacolo indecoroso o a lavori di pulizia che avvengono a singhiozzo. C'è un personale che è sottodimensionato in questo momento in azienda. Si deve pensare a un modo diverso per Scoglitti, ma si deve programmare ora.
E naturalmente poi non sappiamo di incontri con gli albergatori, non si partecipa più a fiere del turismo, ma gli stessi contatti con i distretti, con quello che dirigo io tematico, ma soprattutto anche con quello territoriale del dottor Occhipinti, pare siano inesistenti. Quale sarà il cartellone della stagione estiva? Perché è quello che poi attrae tanta gente la sera, che la anima, che fa diventare Scoglitti frizzante, che ha determinato stagioni importantissime con l'Open Village, un modo di vivere Scoglitti in modo dinamico, come un vero e proprio villaggio turistico con spettacoli tutti i giorni, animazioni, attività sportive, ma soprattutto tanti servizi e front office per accogliere i turisti che sono venuti in massa. Noi ce ne siamo accorti negli info point l'anno scorso che ha gestito il distretto turistico assieme al comune, ce ne siamo accorti al Museo del Mare, dove abbiamo avuto ed è certificato circa 7500 feedback, cioè gente che veniva e lasciava un commento positivo, e abbiamo potuto vedere da quante parti del mondo arrivano persone a Scoglitti. Che fine ha fatto il Museo del Mare? Decenni si parlava di avere qualcosa, un piccolo museo, si crea una struttura che viene visitata da tantissimi turisti, che poi in inverno doveva essere a servizio delle scuole, e invece viene chiusa, pur avendo costi di gestione sui 1.000 euro al mese, quindi bassissimi. Ma soprattutto, siamo pronti in estate, oppure i turisti dovranno trovare le porte chiuse, così come sono ora, così come sono state nel Ponte Pasquale, così come saranno il 1° maggio. L'area portuale è adeguatamente pulita, oppure si punta ai progetti, grazie tra l'altro a misure di finanziamento che allora sono state improntate dalla scorsa amministrazione, proprio con il dottore Fraschilla, che si è fatto portavoce alla Regione, e nei tavoli dove sono stati praticamente approvati i progetti dei GAL, dei GAC, per mettere delle misure che sono effettivamente nuove, rivoluzionarie, con zone addirittura di cottura per i turisti che arrivano, comprano il pesce e lo vedranno cucinato dalle famiglie dei pescatori proprio al mercato del pesce. Ora l'amministrazione, dopo un primo momento, sta lavorando in continuità, ha usato questi bandi e non li ha disconosciuti, li sta usando per... ma sono progetti che poi andranno in porto fra 2 o 3 anni. Ma quest'anno cosa facciamo? Quindi c'è una programmazione che è carente, a meno che non si fa in silenzio, ma è una cosa strana per un'amministrazione che deve comunicare e deve fare sapere e deve dare soprattutto serenità a chi lavora, a chi investe in questo settore. Dottore Fraschilla, lei denuncia anche una mancata programmazione per quanto riguarda la riqualificazione di alcune aree, tra cui quella del mercato dei fiori, per cui ci sono delle idee ben precise. Le idee le abbiamo messe già in campo e le abbiamo discusse nelle sedi competenti. Ad esempio, una delle possibilità per la riqualificazione di quelle aree era quella di chiedere al tavolo provinciale l'attribuzione dei ribassi d'asta derivante dall'assegnazione dei capitolati d'appalto dei fondi ex Sinsicem. Erano delle somme abbastanza importanti. Apprendiamo dai comunicati stampa che l'appalto più grosso è stato già consegnato alla ditta, che è la bretella di collegamento fra l'aeroporto di Comiso e l'autoporto di Vittoria, e che ha conseguito un rimbalzo d'asta superiore al 40%. Questi risparmi finanziari, che sono importanti, dovranno essere suddivisi fra tutti i partecipanti al tavolo dei fondi ex Sinsicem. Noi avevamo già avanzato delle proposte in occasione della nostra presenza all'interno di quel tavolo, e abbiamo detto, sulla base di queste proposte, ad esempio, di realizzare la riqualificazione del mercato dei fiori, non tanto per destinarlo a quella struttura mercatale e quindi al mercato dei fiori, ma per riqualificarlo sotto l'aspetto urbanistico e destinarlo ad un incontro settimanale con gli ambulanti per la vendita delle proprie mercanzie, evitando di posizionare gli ambulanti su tutto il territorio comunale. Ad esempio, avevamo previsto un giorno, il mercoledì, in cui questo poteva avvenire, perché è un'area che si presta facilmente all'accesso da parte di tutte le famiglie. Lei sicuramente mi dirà: è il mercato dei fiori dove potrà essere realizzato. Anche questo avevamo previsto e riteniamo che questa amministrazione se ne dovrebbe fare carico attraverso la variante al piano regolatore generale. Noi pensiamo che quella struttura possa essere realizzata all'interno del mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello.
con quali risorse? Con le risorse che l'assessorato regionale all'agricoltura ha appostato nel proprio PSR. Ovviamente occorre una interlocuzione politica con l'assessorato regionale, perché ricordo a me stesso e ricordo ai telespettatori che quella struttura di Contrada Fanello, il mercato ortofrutticolo, non è di proprietà del Comune di Vittoria, ma è di proprietà della Regione. La Regione l'ha concesso al Comune di Vittoria, il quale lo gestisce in nome per conto regionale. Quindi sarebbe auspicabile sotto questo aspetto una forte interlocuzione per due ordini di motivi e lungo due direttrici. Il mercato ortofrutticolo deve essere riqualificato nella sua interezza, nel senso che deve essere riposizionato rispetto anche e soprattutto alla movimentazione delle merci, alla solubilità dei prodotti all'interno di quella struttura. Quindi occorre prevedere altri spazi, occorre prevedere altri servizi all'interno di quel mercato e poi avendo delle aree... Ad esempio quali altri servizi? Altri servizi, quelli del facchinaggio esterno rispetto ai 74 box. La merce non può essere movimentata da chi la vende, la merce deve essere movimentata da una entità esterna, secondo piani di movimentazione che vengono previsti dalla logistica e secondo dinamiche che sono completamente diverse. Una per tutte, le faccio un esempio, se le vede l'ingresso dei camion per il carico delle merci avviene da un unico cancello, così come l'uscita avviene da un unico cancello. Ingresso e uscita avvengono sulla base del territorio che insiste all'interno del perimetro urbano. In realtà noi abbiamo anche in quella struttura delle uscite che sono fuori dal perimetro urbano e che potrebbero consentire la fuoriuscita dei camion anziché all'interno del perimetro urbano ma lungo gli assi viari che poi consentiranno ai camion di uscire fuori. Questa viabilità non è stata studiata e fatta da nessuno. Un altro elemento di valutazione: la merce non può essere movimentata all'interno di quelle aree in cui insistono i camion, la merce deve essere movimentata intanto con mezzi elettrici e poi deve essere movimentata secondo delle logiche che ovviamente sono diverse rispetto a quelle che attualmente insistono all'interno del mercato, così come le casse debbono essere movimentate in modo diverso e così come una serie di servizi che attualmente non vengono gestiti nel migliore dei modi debbono essere rivisti. Una per tutte, leggevo proprio ieri sui vostri mezzi di comunicazione che è dal 13 aprile che la Mercuriale non viene inserita all'interno del sito del Comune. Bene. La Mercuriale è un elemento importantissimo perché è un'informazione che dirige la formazione del prezzo la mattina nel momento in cui si avviano le contrattazioni. Ci sono anche altri elementi di valutazione, come si formano i prodotti che fanno parte della Mercuriale? Punto di domanda. Sono prodotti che sono stati superati rispetto alle dinamiche commerciali che insistono su questa struttura oppure che sono idonei per poter assolvere a questo obbligo? Queste sono domande a cui potrà rispondere sicuramente chi ha la responsabilità della gestione della struttura e che comunque necessita una visione strategica d'insieme di questa struttura. È sufficiente ed è importante questa struttura così come è stata organizzata ed è sufficiente mettere in atto un nuovo regolamento del mercato ortofrutticolo oppure dobbiamo andare oltre con degli investimenti, un posizionamento strategico di questo mercato nel panorama dei mercati generali e agricoli? Un altro elemento di valutazione: abbiamo mai chiesto noi alla Regione che venissero inserite delle misure nel quadro comunitario di sostegno 2014-2020 sui mercati alla produzione? Questi sono elementi di valutazione che poi ci consentirebbero in una forte interlocuzione con il governo regionale di avere le risorse finanziarie che derivano dalla Comunità Economica Europea per sviluppare un progetto di sviluppo vero e proprio del mercato ortofrutticolo completamente diverso. Mi pare che sotto questo aspetto l'amministrazione, fra virgolette, o lavora sotto coperta, nel senso che non abbiamo contezza delle cose che fa, o cosa ancora peggiore, su queste tematiche è assente. E se su queste tematiche è assente, noi che siamo forza di opposizione rispetto all'amministrazione riteniamo di metterci a disposizione per poter raggiungere questi obiettivi indipendentemente dal colore politico.
Dottore Fraschilla, come lei sa, siamo in diretta anche su Facebook, quindi i nostri telespettatori possono interagire con noi e c'è proprio un messaggio che vado a leggere. Il dottore Fraschilla è preoccupato per l'Emaia, ma non ha risposto sulla posizione debitoria dell'Emaia. Quindi torniamo alla domanda che le avevo fatto prima, ovvero il fatto che vi si accusa come precedente amministrazione, come PD, di avere creato questo buco da diversi milioni all'interno della fiera. Beh, dipende dai punti di vista, perché per noi le posizioni debitorie dipendono dagli investimenti che abbiamo fatto. Chi vi parla è stato direttore per un periodo sufficientemente ampio ed è sotto gli occhi di tutti che sotto la mia direzione sono stati fatti importanti investimenti nelle infrastrutture e nelle strutture per consentire che cosa? Per consentire quantomeno a quell'impresa di sopravvivere fino al 2017. Quindi quei debiti che sono inseriti nei bilanci, che fra l'altro sono bilanci pubblici, uno perché dipendono dall'approvazione di una partecipata e quindi anche dal Consiglio Comunale, e due perché si ha l'obbligo di depositarle al registro delle imprese e quindi alla Camera di Commercio, e chiunque può accedere per poter verificare quali sono le sorti di quell'azienda. Ricordo anche a me stesso che ho fatto di tutto per poter consentire a quell'azienda di generare ricavi. E proprio chi è all'amministrazione di questa città in questo preciso momento ha fatto di tutto per evitare ciò. E riguarda soprattutto il parcheggio del sabato degli avventori all'interno della fiera, che mi è stato disconosciuto e che quindi ha tolto ricavi all'azienda, e il parcheggio delle zone blu, che è stato gestito egregiamente dalla Fiera Emaia e che poi proditoriamente sotto questo aspetto l'amministrazione ha addirittura tolto dalla città. Abbiamo cercato di costruire qualcosa di positivo, questo non ci è stato consentito, anche perché all'epoca dell'amministrazione Nicosia, ricordo anche ai telespettatori, non avevamo una maggioranza così serena e pagata in Consiglio Comunale che potesse decidere le sorti anche di quell'azienda. Nonostante ciò, però, abbiamo dato serenità a più di 9 famiglie, perché i dipendenti dopo 20 anni sono stati stabilizzati e fino al momento in cui io ero direttore della Fiera Emaia sono stati puntualmente pagati. Quindi sotto diversi aspetti la riqualificazione è avvenuta, ma a seguito della riqualificazione necessita che qualcuno pensi come portare margini di ricavo in quell'azienda, perché altrimenti è meglio chiuderla. Torniamo alla differenziata. Abbiamo già fatto riferimento prima, parlando di scoglietti, che cosa succederà in estate. Di sicuro i turisti e i residenti non possono passeggiare e andare al mare con i sacchettini appesi o davanti alla porta. E a proposito di questo, ieri c'è stata la presentazione, o meglio, è stato depositato alla Presidenza del Consiglio Comunale un ordine del giorno di nuove idee che contiene tutta una serie di proposte per migliorare il servizio di raccolta differenziata. Alcuni urgenti, altri più a medio termine. Sì, brevemente, perché naturalmente non abbiamo il tempo per approfondirlo. Tutti si lamentano perché vedono che c'è una difficoltà della città a reagire al servizio per come è organizzato. Il porta a porta con poche persone in servizio non sta funzionando bene, ci sono molte criticità. Una parte politica attiva come la nostra però deve poter dare delle soluzioni. Così abbiamo indicato delle soluzioni facili, semplici, che si possano diventare operative in breve tempo se accolte dal sindaco Moscato e dalla sua amministrazione. Sono le isole ecologiche. La gente deve poter andare in dei punti di raccolta, però gestiti da personale di accoglienza, portare i propri rifiuti o in modo indifferenziato, in modo da consegnarli e quindi farli smaltire regolarmente, oppure differenziato per i vari settori e magari ricevere delle premialità per questo lavoro. Nello stesso tempo deve continuare il porta a porta. Oltre alle isole ecologiche, le dog toilette per esempio sono delle postazioni affinché si possano raccogliere le deiezioni canine, perché noi abbiamo una carenza con l'attuazione della differenziata
cestini porta rifiuto oppure di contenitori dove buttare i propri rifiuti. Abbiamo lavorato tantissimo affinché la gente capisse che i proprietari di cani che devono raccogliere i bisogni del proprio cane quando li fa e poi andarle a buttare, ma mancando i contenitori, i classici cassonetti di una volta, certo che non possono portare a passeggio gli escrementi del cane quando fa i propri bisogni e non c'è neanche dove buttarla. Quindi servono delle dog toilet. Serve immediatamente, questo è stato un gravissimo errore non programmarla, una derattizzazione e una disinfestazione. Il fatto di avere questi sacchetti tutti i giorni sui marciapiedi in tutto il territorio comunale, in tutte le campagne, è chiaro che porta rischi maggiori e quindi deve essere fatta la derattizzazione e deve essere comunicato alla cittadinanza nell'ambito tra l'altro di un progetto trasparenza, perché la gente deve fare la differenziata e si sta impegnando, ma deve sapere diverse cose, deve capire come funziona il servizio e quindi un ciclo di disinfestazioni programmato e comunicato e poi delle altre misure che soprattutto sono a medio termine, importanti. C'è un problema di igiene e di sicurezza. Io faccio un esempio molto semplice, un operatore ecologico praticamente dotato di guanti naturalmente tocca circa 1000-2000 mastelli. Questo significa che chi porta il mastello ad esempio l'umido avrà un rischio di contaminazione batterica proprio a casa e virale altissima, perché è chiaro che prendendo un sacchetto che magari ha un ceppo di batteri piuttosto che un altro viene conteggiato a tanti altri, per non parlare che questi contenitori fuori spesso sono oggetto anche dei cani che vanno a fare anche la i propri bisogni e quindi sporcano il mastello e poi questo è lo stesso che viene portato solitamente in cucina, quindi ci sono, dobbiamo lavorare sull'igiene, dobbiamo lavorare sulla sicurezza perché ci vuole anche una tracciabilità degli operatori che vengono a ritirare anche in spazi privati come dei condomini i rifiuti e quindi dobbiamo sapere chi entra nelle nostre case e per quanto tempo ci sta. Dobbiamo lavorare, questo è stato già chiesto e depositato in Consiglio Comunale, a una nuova tariffa dei rifiuti che non può essere più basata sui metri quadri di una casa, sulla superficie abitativa, quanto piuttosto lavorare per una tariffa a consumo. Questo ora che c'è la differenziata, che tutti praticamente consegniamo il nostro un sacchettino di umido, due sacchettini alla settimana, è chiaro che non ci può essere chi ha una casa di 200 metri quadri che paghi il triplo, il quadruplo di chi ce l'ha di 100, quindi devono esserci nuovi parametri. Questi sono solo alcuni dei punti che noi vogliamo studiare a medio termine con l'amministrazione comunale, in un confronto sereno, però non ci si può arroccare, perché è chiaro che il servizio ha parzialmente fallito, c'è il problema gigante di scogliette della stagione estiva, c'è il problema di cui nessuno ne parla, la tutela dei posti di lavoro. Gli impiegati in questo momento sono sottoposti a uno stress fisico incredibile, fanno circa 20 km per ogni unità, molti andranno in corso a malattie, ad infiammazioni con questo super lavoro e quindi il servizio ne risentirà ancora. Ma chi ne parla di circa 15-20 persone che sono state praticamente licenziate o che stanno lavorando perché hanno paura, quasi minacciate di perdere il posto di lavoro se non fanno questo super lavoro? E ricollegandomi a quello che ha detto poco fa il dottore Freschilla, agli impiegati che sono stati licenziati dalla ditta delle zone blu, perché nessuno ne parla, sono state mandate a casa altre 9-10 padri di famiglia, ma insomma avevamo un'amministrazione che ha lavorato per la stabilizzazione degli impiegati delle Maia, per circa 150-200 impiegati del comune, perché ha creato posti di lavoro nelle zone blu, con la raccolta dei rifiuti e in tante altre iniziative, e ora invece si sta andando verso il licenziamento, in momenti invece di crisi quando la gente ha bisogno di lavorare. Questi non sono sicuramente temi che devono essere usati diciamo, per cinismo politico, per attaccare l'avversario, ma sono temi che vanno discussi e la solidarietà nostra, della parte politica tutta, sia di destra che della sinistra, deve essere a servizio delle famiglie di Vittoria. Dottore Freschilla, io devo chiudere assolutamente perché già abbiamo sforato un minuto, condono fiscale e ufficio tributi.
Un minuto. Qui abbiamo, se mi rendo conto che è difficile, moltissime lacune sono emerse, soprattutto in relazione alla definizione del regolamento per il condono fiscale, così come è stato strutturato e modificato in Consiglio Comunale non vanno le date che sono state predisposte. A seguito anche dell'approvazione di questo regolamento abbiamo verificato che gli accertamenti IMU dell'anno 2012 sono stati emessi in modo errato. E l'errore commesso dall'amministrazione non è stato dalla stessa amministrazione riparato attraverso un'autotutela e quindi il ritiro di quell'atto, ma semplicemente è stato detto che c'era un software di nuova sperimentazione e che questo software ha procurato questi problemi, lasciando ai contribuenti che hanno ricevuto queste notifiche l'onere di recarsi presso gli uffici per vedersi annullati questi avvisi di accertamento. Ma io mi chiedo, e chi non andrà in ufficio tributi a farsi annullare questi atti, che cosa succederà? Semplice, quello che è previsto dalla legge: l'avviso di accertamento non verrà impugnato, diventerà definitivo e quindi diventerà una iscrizione a ruolo, una cartella esattoriale che verrà notificata al contribuente. Nel momento in cui verrà notificata al contribuente, diverrà inoppugnabile per vizi dell'accertamento, ma per vizi propri della cartella. Sotto questo aspetto, questo non va bene, perché siamo fuori dai perimetri di diritto e quindi è totalmente illegittimo, così come, secondo il mio modo di vedere, è totalmente illegittima la proroga del termine di impugnazione di questi avvisi di accertamento, perché è prevista da una legge nazionale, non può un regolamento comunale prorogare questi termini di accertamento. E cosa ancora più importante, abbiamo una organizzazione degli uffici tributi che consente, che non consente ai contribuenti di avere un accesso fluido a questi servizi. Occorrerebbe sotto questo aspetto sì, un software sperimentale che consentisse ai contribuenti, ma soprattutto alle categorie professionali, di collegarsi attraverso il computer, accedere alle posizioni di ogni singolo contribuente per tutti i tributi locali che vengono gestiti dall'ufficio tributi. Questo che cosa consentirebbe? Consentirebbe a ognuno di noi professionisti di entrare all'interno dei siti dell'ufficio tributi attraverso ovviamente l'accredito con un PIN particolare, con soggetti che vengono iscritti all'ordine, e sotto questo aspetto si eviterebbero le file all'interno dell'ufficio tributi di tutti i cittadini che vogliono regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'ufficio tributi. Fra l'altro abbiamo chiesto anche all'assessore, che è stato particolarmente prodigo, abbiamo chiesto anche una convocazione di una conferenza di servizio. Riteniamo che questa conferenza di servizio abbia degli aspetti positivi. Pensiamo sotto questo aspetto che ci sia stata una svista, nel senso che nella conferenza si parla oggi a pagina 37 della Sicilia, il comune segue la strada della concertazione. Ma la concertazione non può avvenire solo con le associazioni di categoria, lasciando fuori gli ordini professionali, che poi sono coloro che faranno il lavoro più difficile. Ritengo che l'assessore ai tributi debba convocare una concertazione vera e propria con gli ordini professionali. Abbiamo sforato, non c'è più tempo. Grazie Fabio Nicosia. Grazie ad Angelo Frastilla. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento domani mattina dalle 7:30 in poi. Buona giornata.